Buonasera a tutti, bentornati e bentrovati con Ned. Stasera siamo molto felici perché dopo diverso tempo che abbiamo cercato di organizzare questa call che si chiama Allargamento ad Est, Focus sull'Albania, finalmente ci siamo riusciti. Sicuramente il tema dell'allargamento è diventato di importanza strategica dati gli ultimi avvenimenti di questi giorni. Ma la nostra idea è parte, e lo voglio ricordare perché ci è dispiaciuto moltissimo, come a tutti, da un'idea del presidente Sassoli che noi incontrammo nell'Unione dei Giovani Industriali e lui lanciò: incontriamo l'Albania, conosciamo i nuovi paesi, conosciamo l'altra sponda. Oggi il presidente Sassoli ci ha lasciato, però diciamo il suo spirito è qui con noi. Io volevo darvi due notizie. Per gli ospiti che non ci conoscono, noi siamo un think tank e anche un'associazione che fa progettazione europea, e non è un caso che cerchiamo di fare dialogo ed educational su questi temi perché, per esempio, stiamo scrivendo un progetto che vede l'Albania come uno dei massimi stakeholders sulle minoranze linguistiche. Abbiamo al nostro interno amministratori, giovani, esperti, associazioni di categorie e in particolare gestiamo alcuni comuni con la minoranza Arbresce da una parte, il croato molisano dall'altra, e quindi siamo molto sensibili a questi temi. Io sono la presidente di NED, qui vedete il consiglio di amministrazione riunito. Noi facciamo sempre queste call di gruppo perché crediamo molto nello spirito di squadra. E infatti stasera la call sarà moderata da Carmine Folco e da Giuseppe Caporicci. Quindi io mi ritaglio solo un secondo per salutare gli ospiti. Saluto il vice sindaco di Tirana, Andy Seferi, e mi scuso per la pronuncia già da subito. E ringrazio il professor Cristian China, docente di economia ed etica dell'economia all'Università di Tirana, ex presidente del collegio accademico, del Senato accademico dell'università. Tra un po' ci raggiungerà la dottoressa Gheriballo, che è portavoce dell'Associazione Movolare, ma è molto esperta delle relazioni Italia-Albania. Poi abbiamo il dottor Francesco Cocco, che è il segretario generale dell'Euro-Regione Adriatico-Ionica europea. E poi abbiamo il portavoce della comunità Slow Food Arbresce di Cosenza. E poi abbiamo una surprise perché entrerà in collegamento con noi anche il sindaco di Cosenza per portare il suo saluto, ci teneva molto, Giuseppe Rizzo. Quindi, questi sono gli ospiti. L'argomento è molto forte, lo sentiamo molto. L'Italia appoggia la candidatura europea dell'Albania, questa candidatura europea che rischia di diventare la più lunga della storia delle entrate nella UE. E oggi vogliamo conoscere da una parte come la vivono i nostri dirimpettai, quali possono essere le opportunità, quali i rischi nelle varie sfaccettature del problema dell'allargamento. Io lascio la parola a Giuseppe Caporicci e a Carmine Folco e vi ringrazio moltissimo e poi vi tedieremo con delle domande, ovviamente. Benvenuti, grazie ancora. Giuseppe, a te. Ringrazio per la parola la Grazie. Presidente, buonasera a tutti e benvenuti. Mimbrema Tejitve, Mister Vini, Mindis Nation. Questa sera Ned, come appunto ha anticipato la Presidente, torna a parlare di Europa e in particolare dei Balcani occidentali, precisamente per quel che riguarda l'Albania. Io e Giuseppe, come anticipato, saremo i vostri, avremo l'onere e l'onore di essere i vostri ciceroni e per gli amici albanesi i vostri ardit Gebrea. Abbiamo deciso di svolgere questo incontro in questi giorni, non a caso, in quanto il 6 marzo del 1991 27.000 albanesi arrivarono al porto di Brindisi con la speranza della cosiddetta terra promessa. Da lì molta strada è stata fatta, ma come si dice, un viaggio in mezzo deve ancora venire. Con l'adesione dell'Albania in Europa, che noi tutti ci auguriamo. In questi giorni si parla spesso di allargamento dell'Unione Europea, e in particolare dell'allargamento ad est, Ucraina, Moldavia, Georgia. Ma c'è un altro fronte che
che l'Europa ha previsto, in cui l'Europa ha previsto di allargarsi, e appunto i Balcani occidentali. E purtroppo, per quel che riguarda l'Albania, i negoziati sono al palo dal 2019, a causa anche del veto del presidente francese Emmanuel Macron, il quale pose un veto. Però il dato di fatto è che l'Albania si trova ancora ferma, bloccata, e Tirana comincia a perdere giustamente pazienza. Basti pensare il legame sempre più stretto tra il paese delle Aquile e la Turchia di Erdogan. Ma prima di parlare di queste cose che riguardano la geopolitica, vorrei porre una domanda al vice sindaco, dottor Seferi. Lei e la sua amministrazione, capeggiata dal sindaco Velliai, siete artefici di un cambiamento radicale, iniziato già dalla precedente amministrazione targata Rama, che ne parla nel suo libro Kurban. Però basti pensare a questo sconvolgimento che sta avendo la capitale albanese, anche col Tirana 2030, il progetto dell'archistar italiano Stefano Boeri. Ma prima di tutto ciò, nel 2022 Tirana sarà la capitale della gioventù europea. Come si sta preparando Tirana e soprattutto i suoi concittadini? Cosa pensano di questa opportunità? Prego, dottor Seferi. Grazie molto. Innanzitutto devo ringraziare NEF e gli amici, perché una parte dei partecipanti li conosco, sono amici miei, li volevo salutare, particolarmente il dottor Francesco, Giuseppe, professor Christian, che mi fa piacere conoscere adesso, Gary è una carissima amica da tempo. Quindi volevo all'inizio di trasmettere anche i saluti del sindaco Velia, il quale non ha potuto, perciò insomma andiamo insieme, saremo insieme. Mi fa molto piacere anche l'argomento che abbiamo tra di noi per discutere in questa call, particolarmente perché è un argomento molto molto importante. Molto importante da due punti, da due pilastri di vista, direi. Prima, per i passi istituzionali che l'Albania fa, e secondo, per realizzare un sogno che sempre gli albanesi hanno avuto, quello di andare in Europa. Tutti voi sapete, perché volevo dire tutti voi sapete che proprio la prima parola dopo la democrazia, la parola democrazia è stata pronunciato dai studenti e dai giovani, allora è stata di fare l'Albania come tutta l'Europa e di andare verso l'Europa. Quindi è un sogno che vogliamo tutti che si realizza. Purtroppo no, questi due pilastri, l'andatamento di loro, non vanno a pari passo. Cioè che quello che la gente vuole con tutto l'anima, delle volte non coincide con i passi amministrativi, con non soltanto amministrativi, ma anche con le procedure pratiche che sono dall'Unione. Però volevo ringraziare anche l'opinione che Carmen ha detto in questo inizio per Tirana. Sì, è una cosa vera che veramente Tirana ha avuto un grande svolto che cominciò con la riforma territoriale a 2015, che è una cosa molto ma molto importante per gestire sia a livello locale ma anche quello centrale, per gestire i municipi, che in poche parole, per quelli che non lo sanno, è stata, diciamo, un concentramento di 389 comuni in 61 municipi, cosa che ha portato proprio in un modo diverso di gestire sia investimenti, sia i finanziamenti, sia tutte le altre procedure. Perciò insomma ha
portato che Tirana da 45 chilometri quadrati è diventata 1120, cioè 24 volte più grande come superficie, ovviamente anche come abitanti. Però questo ha portato di creare una grande famiglia che poteva essere gestito nel modo più efficiente. Chiedo scusa per l'italiano perché magari qualche parola non mi... perciò è giusto che sì, Tirana ha fatto dei grandi passi. Il problema di Tirana non è che va avanti, Tirana corre. Io vi dico soltanto un fatto, che oramai a Tirana sono più di 95 cittadinanze, cioè diverse, che vivono in Tirana, cioè da tutto il mondo. Scusate perché io vicino qui c'ho la moschea e questo è un altro valore che... la testimonianza è un altro valore di convivenza, cioè proprio da più di, voi sapete oramai che più di 100 metri c'è il cattedrale ortodossa e quella cattolica, quindi siamo benedetti, siamo a posto. È stata straordinario, assolutamente. Quindi la cosa che Tirana oramai è una porta aperta, è una città che cresce, ma è una città che va anche verso sviluppo e verso la collaborazione anche con tutti i partner, gran parte dei partner internazionali. Parlare per Tirana, voi, ognuno di voi, insomma, se si mette a parlare, insomma, parlerà senza fine. Però concentrando sulla domanda, sull'anno che Tirana è stato scelto come capitale, la prima volta che viene scelto un capitale della gioventù europea, ed è un evento molto ma molto importante, un evento che fa che Tirana diventa, e già ha cominciato, il centro dei sviluppi culturali, artistici, sociali, sportivi, educativi ed economici, non soltanto nel livello locale, ma nazionale e internazionale, e mi riferisco all'Europa. Si sta insieme con il Congresso della Gioventù, che è un'organizzazione che gestisce, è stato fatto possibile di garantire una collaborazione tra tutti i giovani delle scuole medie, università, organizzazioni giovanili, dei vari gruppi, associazioni, per essere tutti quanti in quest'anno. Sono state previste, hanno già cominciato più di mille attività le quali vanno verso queste indicazioni di potenzializzare gli investimenti per i giovani, di potenzializzare i forum giovanili, di promuovere i giovani nell'art, sport, nella cultura, nell'ambito internazionale, di costruire insieme un network molto potente per mettere in centro poi i modelli più di successo. Poi dall'altra parte sono varie indicazioni dove in quest'anno viene messa in focus, diciamo, anche tutte le attività organizzate, sempre avendo la gioventù, che è una ricchezza del nostro paese, mettendo come temi del giorno, basando sui settori che vi ho detto poco fa. Perciò
è molto importante, sì, Albania e particolarmente Tirana ha preso molto l'attenzione dell'Europa in quest'anno, ma non soltanto in quest'anno, tutti noi sappiamo di parlare anche del futuro per i passi, è stato detto giustamente all'inizio, l'aiuto, l'amicizia che esiste, ma ognuno di voi è un testimone che quando venite a Tirana in Albania, insomma, non è un problema di comunicare perché l'italiano oramai. E per non parlare poi per gran parte dei albanesi che sono stati ispirati nel vari settore dove ora stanno a Tirana, in Albania, che hanno studiato o lavorato in Italia. Io rimango sempre, come ho detto prima, a parlare per Tirana è una cosa, io rimango a disposizione per lasciare spazio anche agli altri per qualsiasi tocco, domanda, vi seguirò tutto il tempo e di nuovo molto grazie per questo tema molto importante. Grazie, dottor Seferi. Volevo solo rubare un attimo la parola per salutare Gheriballo che si è unita a noi. Benvenuta, è un piacere averla con noi e vi lascio di nuovo la parola. E volevo ringraziare anche e soprattutto tutti gli ospiti albanesi che parlano un italiano splendido. Parlassi io l'albanese come lei parla italiano, saremmo a cavallo. Grazie, grazie ancora. Aggiungo un'altra cosa, sanno fare anche la pizza buona. Devo dire la verità. Prima di passo la parola a Giuseppe, prego. Allora, buonasera a tutti. Consentitemi di fare un rapido saluto a tutti gli nostri ospiti, in particolare ad Andy Seferi, con tutti gli impegni che comporta l'essere vice sindaco di una ormai quasi metropoli come Tirana, insomma, ci è riuscito a dedicare questo tempo, lo ringraziamo. È stato l'impegno più bello della giornata, quindi sono contentissimo di essere. Sai che l'onore e il piacere è reciproco, Andy. Saluto anche Francesco Cocco, Gheriballo, gli amici del Gardesh della Calabria, tutti i nostri diciamo ospiti. Volevo introdurre un argomento con Francesco, con il dottor Cocco. Io ho avuto modo di conoscere la sua grande esperienza internazionale e volevo porgli una domanda dal punto di vista dal suo osservatorio privilegiato, qual è quello di segretario generale della Euroregione Adriatico-Ionica. Quali potrebbero essere le prospettive dell'entrata in Europa dell'Albania, non soltanto per l'Albania stessa, su cui ovviamente ognuno dei presenti oggi esprime sicuramente diciamo un sentimento positivo, un sentimento di favore, ma anche quelli dell'intera area balcanica. Mi riferisco anche ai paesi che con l'Albania hanno strettissimi legami, come sono il Montenegro, come può essere il Kosovo. E in particolare, quali potrebbero essere le opportunità sotto il punto di vista anche della cooperazione internazionale e territoriale europea. Grazie, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Chiaramente mi unisco ai saluti soprattutto ad Andy, a Christian che ci guardano dall'altra parte del mare Adriatico, gli altri credo che invece sono tutti da quest'altra parte, compreso Gheriballo, che non conosco ma che conosco di nome, quindi saluto anche con affetto. Chiaramente il tema che introduce Giuseppe è un tema rilevante, vasto, che è frutto peraltro di un percorso che non inizia da poco tempo e che introduceva anche l'intervento fatto da Andy sulla domanda fatta da Carmine Folco. Io farei tre riflessioni. Quello che riguarda l'adesione formale e quello che riguarda l'adesione sostanziale. Allora, sembra una differenza di poco conto, ma invece è la storia di un cammino che è fatto di tanti anni.
Ora, che l'adesione formale sia il raggiungimento di un obiettivo non v'è dubbio. Qui però voglio aprire e chiudere una parentesi. Soprattutto il Covid, ma credo anche questa guerra, dimostrerà che rispetto alle adesioni formali nell'Unione Europea non c'è più nessuno che è blindato, neanche gli stati fondatori dell'Unione Europea. Se pensate che noi abbiamo ricevuto un prestito enorme di 210 miliardi di euro, che è condizionato ad una serie di riforme che il nostro paese purtroppo ancora non avvia e che quindi mettono in discussione anche quel tipo di finanziamento, significa che le adesioni diventano sempre più relative, nel senso che le trasformi in dati sostanziali se rispetti delle regole, che spesso non sono regole semplici da rispettare. Non è mica tanto scontato che dalla mattina alla sera tu possa dire a qualunque paese, non parlo dell'Albania, anche a paesi più importanti come i nostri, devi fare 10 riforme perché sennò non entri dentro questo perimetro. È chiaro che l'Albania è su questo percorso, è chiaro che qualche anno di ritardo c'è e noi speriamo che il percorso si possa accorciare, però io voglio parlare anche di una partecipazione sostanziale dell'Albania. L'Albania è già Europa. L'Albania sta in tutti i programmi di cooperazione territoriale europea. L'Albania è capitale europea, Tirana è capitale europea dei giovani. In questo momento l'Albania presiede la strategia macroregionale adriatico-ionica, cioè sono tutte questioni europee che sono in capo agli albanesi e all'Albania. Che significa? Significa che è già un pezzo di Europa, sicuramente da completare, sicuramente da ampliare, sicuramente per cogliere benefici ma anche obblighi, perché ripeto, se il ritardo c'è è perché il paese deve strutturare una serie di acquis communautaires così chiamati, che insomma non si fanno dall'oggi al domani. Hanno bisogno di percorsi, hanno bisogno di classe dirigente. Andy faceva riferimento ad una riforma territoriale che quando fu fatta, io fui il primo a dire la settimana dopo che in Italia il dibattito di una razionalizzazione delle autonomie locali è un dibattito di e non riusciamo a chiuderlo, e loro in una notte hanno trasformato 400 comuni in 50 comuni. Quindi io non so dov'è Europa, se è più Europa a quel punto Albania o Italia. Io parlerei molto invece di dati sostanziali. È un percorso che si rafforza quotidianamente, è fatto di scambi, è fatto di storia, è fatto di gemellaggi, è fatto di progetti, è fatto di interventi che dalla mattina alla sera rafforzano questo tipo di percorso. È chiaro che è strategico. Purtroppo questa guerra ci dimostra che più si sta insieme e probabilmente meglio si sta. Se qualcuno ha qualche difficoltà, evidentemente sfugge anche dal controllo di quella che vuole essere intanto una prospettiva di libertà e di democrazia. Quindi è fuori discussione questa parte, questo buco che è lì nei Balcani occidentali, un buco che va colmato. Peraltro dovremmo essere anche un paese interessato più di altri a chiudere quel buco. Questa è la terza riflessione che faccio e che pongo al centro di questo dibattito. Siamo sicuri che l'Italia è presente come dovrebbe rispetto anche al protagonismo con l'Albania? Perché io che vado in Albania, e Andy lo sa, ormai da 20 anni, e che ho forse più amici in Albania che in Italia, e ho seguito le loro riforme, il loro sforzo, e ho visto proprio nel rapporto con l'Albania questa particolare caratteristica che ha l'Italia. L'Italia riesce a fare operazioni di pubbliche relazioni e mettere insieme reti, persone e istituzioni in maniera mirabile. Poi quando si tratta di tirare la linea e di passare, dopo aver messo insieme le reti, a fatti concreti, magicamente svanisce, lasciando chiaramente spazio a chi interesse ad occuparlo. E lasciare spazio in Albania è veramente particolare per un paese come l'Italia, che ha uno scambio incredibile, che ha la lingua in comune. Non è che in tanti altri paesi, insomma, c'è questa familiarità con la nostra lingua. E questo è un tema che io riporto sempre nelle nostre chiacchierate, spingendo
il mio paese lì dove è possibile, nei tavoli a cui riesco a partecipare, e ad avere una strategia più seria rispetto all'Albania. Strategia seria non significa pensare di prendere una nave, un aereo, andare in Albania e scorrazzare o immaginare di chiudere affari. Quello non è serio. Significa fare invece scambi bilaterali, immaginare cosa serve a loro e cosa serve a noi, perché non c'è territorio dove uno può solo dare. Purtroppo non è così. Noi dobbiamo dare e dobbiamo ricevere, e possiamo ricevere, perché ci sono delle buone pratiche in Albania che in Italia non abbiamo, e farlo soprattutto con degli interventi che poi siano concreti, perché poi per scambiare attività e progetti poi servono anche investimenti e risorse. Chiudo questo primo giro dicendo che ci sono tutte le condizioni, le avete raccontate voi, c'è una storia, anche il nostro piccolo Molise ha un ponte solido rispetto ad alcune relazioni, ce l'ha anche chiaramente per la presenza dei nostri comuni Arbrescia, che insomma alimentano quotidianamente questo spazio di Albania nella nostra regione, ma ce l'hanno soprattutto le relazioni che abbiamo. Io ero con Giuseppe, credo proprio, a Tirana e con Andy, credo la mattina del giorno in cui Tirana è stata scelta capitale europea dei giovani. C'era anche Erion Veliai con noi alla Casa Europea, quindi insomma festeggiamo quasi in diretta, e torneremo anche come Euroregione Adriatico-Ionica, lo dico ad Andy, lo dico a Christian, mi pare il 18 di maggio, con una conferenza dedicata ai giovani e alle industrie creative, quindi alle possibilità che i giovani, valorizzando la produzione, la promozione culturale, possano avere anche nell'immaginare che diventa anche occupazione e spazio lavorativo, e lo faremo collegandoci ai due giorni che sono, mi pare, 16 e 17, che saranno dedicati al forum Euseri, cioè al forum dell'Unione Europea che si terrà a Tirana proprio a chiusura della presidenza albanese della strategia europea per la macroregione adriatico-ionica. C'è questa strategia, peraltro dalla scorsa settimana i paesi che all'inizio erano 8, poi sono diventati 9 con il Nord Macedonia, dalla scorsa settimana sono diventati 10 perché ha aderito anche la Repubblica di San Marino, quindi una famiglia che cresce e che ha in questo mare, l'Adriatico, un tema comune di grande importanza. Questa presidenza è in questo momento albanese, chiuderà alla fine di giugno, e a maggio ci sarà questo forum che porterà tutti gli attori istituzionali, dalle regioni alle città, alla Commissione Europea, agli stati, a Tirana per due giorni, e sarà anche un'occasione per festeggiare questa presenza incredibile di giovani in una città che io non vado purtroppo per il Covid da un bel po' di tempo. Prima ero abituato ad andarci ogni 3-4 mesi, ogni 3-4 mesi trovavo Tirana diversa, qualche volta addirittura non la riconoscevo. Quindi questo è il senso di una proiezione che non si ferma mai e che insomma sta consentendo a quella città e al paese intero di avvicinarsi a degli standard che sono i nostri e che in alcuni casi sono anche meglio dei nostri. Grazie. Grazie Francesco, perché hai toccato in maniera qualificata, come tuo solito, una serie di temi che insomma sono sicuramente elemento di riflessione per tutti. Io infatti ricordo anch'io quando ci fu quella notizia di Tirana capitale europea, che fu effettivamente una notizia straordinaria, e mi rimase impressa anche un'altra cosa di quella visita che facevamo a Tirana, perché non so se ricordi, c'era un incontro tra religiosi musulmani, cattolici, ortodossi, proprio nell'albergo dove eravamo ospiti, e io per la prima volta in quell'occasione ho avuto modo di vedere proprio con gli occhi, di respirare che cosa significa l'integrazione religiosa in Albania, che davvero è, come dire, potrebbe essere in nuce un laboratorio di integrazione per tutta l'Europa. Intanto approfitto per salutare il professor Christian China, che è l'unico che mi era sfuggito nei saluti in precedenza.
Ciao Cristian, grazie per essere qui con noi. Il professor China insegna Business and Business Ethics all'Università di Tirana. Oltre ad essere stato, quando ci siamo conosciuti, eri il presidente del Senato Accademico. Avevamo cominciato a fare anche qualche progetto prima che arrivasse questa purtroppo non aspettata pandemia, che ha un po' rallentato un po' tutti i percorsi. Io vorrei chiedere a te, Cristian, proprio dal tuo osservatorio invece del mondo degli studenti universitari, quindi del mondo accademico, come gli studenti universitari, ma anche il mondo accademico, sta vivendo questa lunga fase di avvicinamento dell'Albania all'Europa, che, come diceva Andy, per tutta una serie di motivi è andata ben oltre forse quella che ci si aspettava, anche nonostante ci sia la spinta di molti paesi, l'Italia sicuramente tra i primi, a che l'Albania riesca a completare questo percorso. Come stanno vivendo i ragazzi? Come ce lo racconti questo percorso di avvicinamento? Ciao, buonasera a tutti. Prima di tutto lasciatemi esprimere la mia grande gioia e onore di essere parte di questo gruppo in questa conferenza virtuale. Molto grazie per l'invito a te, Giuseppe, il nostro grandissimo Arveresh, che ha sempre l'Albania nel suo cuore e nel suo mente. E ovviamente non posso stare senza salutare anche un altro grande amico mio personale, ma anche dell'Albania, il grande Francesco Coco. Infatti, appena ho letto per il argomento di questa discussione, infatti mi sono passati in mente i numerosi conferenze che sono stato parte proprio con questo argomento, i numerosi dichiarazioni politici che l'Albania sarà parte dell'Unione Europea quest'anno, ma non quest'anno, ma l'anno prossimo, ma ancora non quest'anno, ma prossimo, eccetera. Non so perché, ma mi sono anche ricordato anche delle quelle navi del 1991 piene con albanesi che cercavano una vita migliore in Italia. Dico questo perché la situazione per me adesso non è talmente differente da quella del 1991. Ogni giorno sono dozzine di autobus, di navi e di aerei che portano albanesi fuori dall'Albania. Il desiderio per una vita migliore, l'amore che noi abbiamo per l'Europa e soprattutto, in mia opinione, il malcontento, la mancanza di speranza li spinge ogni giorno a lasciare l'Albania. La cultura europea. Sono ok? Adesso ti vediamo, Cristian. Ok. Ti abbiamo ripreso di nuovo. La cultura europea. La cultura europea, le lingue europee sono come qualcosa familiare anche per gli albanesi che vivono a Albania, perché ogni giorno guardano televisioni europee a casa, imparano le loro lingue a scuola, parlano uno con l'altro per un viaggio che qualcuno di loro ha fatto in Europa, eccetera. E infatti è una cosa buona, come ha detto il vice sindaco Seferi, il fatto che quest'anno Tirana è la capitale europea per i giovani e molti giovani europei ho sentito che ci verranno in Albania e spero che questo aiuterà a forzare ancora di più il nostro link. La connessione tra l'Albania e l'Europa è molto stretta, infatti, per esempio, nessuno di noi non può neanche immaginare che l'Albania non abbracci l'Europa, ma l'Oriente, per esempio. O nessuno di noi non può neanche immaginare che magari sarà un paese dell'Est, il paese con cui noi facciamo il massimo di commercio e non l'Italia, per esempio. Nessuno di noi non può neanche immaginare che i nostri destinazioni turistici preferiti non saranno non so, Piazza Duomo a Milano, o Torre Eiffel a Parigi, o Park Güell in Barcellona, eccetera.
Voglio dire che la connessione è realmente grande, ma io penso che questo non dovrà essere considerato una cosa naturale, che non si deve aiutare a crescere di più. Secondo uno studio delle organizzazioni delle Nazioni Unite, l'Albania nell'anno 1100 avrà meno di 1 milione di abitanti, meno di 1 milione di abitanti. È un fatto terribile, infatti, e per evitare questo noi abbiamo tantissimo bisogno per l'Unione Europea e per i popoli europei. Per finire voglio citare Jean-Claude Juncker con una frase che lui ha detto qualche tempo fa. Un'Europa unita è l'unica possibilità del nostro continente per evitare di cadere fuori dal radar del mondo. Grazie. Grazie a te Cristian. Hai anticipato un tema, quello della possibile fuga dei cervelli dell'Albania, che in realtà era una domanda che con Carmine avevamo pensato di porti. Quindi ci hai già praticamente anticipato il tema, per cui secondo te, per quello che possono essere le tue esperienze anche professionali, l'ingresso in Albania potrebbe essere un argine a questo tristissimo evento che tu e l'Albania sta già vivendo in questa fase di forte emigrazione, dico bene? Sì. Hai molto ragione. Ok, grazie per averci anticipato un tema che era comunque su cui comunque avevamo riflettuto e che volevamo porti. E a questo punto, Carmine, ti passerei la parola per il proseguo della nostra chiacchierata. Va benissimo, grazie Giuseppe. Allora, dottoressa Ballo, è un piacere averla con noi, come anticipato sia dalla Presidente sia da Giuseppe. Con lei volevo porre una domanda, partendo dall'assunto che la religione dell'albanese è l'albanesità. Però alcuni dati, seppur fumosi, ci dicono che l'Albania è un paese a maggioranza musulmana. Secondo lei, quali sono le opportunità e i rischi dell'entrata di un paese a maggioranza musulmana in Europa? Eccomi, ti ringrazio per questa domanda iper così facilissima buttata lì. No, in realtà io ringrazio tanto, vi ringrazio molto per aver organizzato questo momento di riflessione e sono contenta di essere in questo panel insieme a degli amici storici e delle persone che ho il piacere, diciamo, di incontrare virtualmente per la prima volta. E spero poi ci saranno occasioni, insomma, di rincontrarci. Tutti gli altri che stanno partecipando sia su Zoom sia nella diretta, che vedo che insomma il numero delle persone cresce. E allora, grazie anche per questa domanda, perché intanto veniamo dall'esperienza in diretta con il vice sindaco Andy Seferi di questa piazza principale di Tirana. Immagino che lui insomma sia dentro il comune è vicino da sulla piazza, e quindi naturalmente attaccato praticamente c'è la moschea principale di Tirana, insomma quella storica, e quindi non può che ascoltare, non potevamo fare altro che ascoltare il muezzin. Nella stessa piazza durante la giornata si confondono anche i suoni della cattedrale ortodossa, poi ci sono le chiese dei cristiani cattolici. Per quanto riguarda, noi abbiamo riflettuto insieme prima, Carmine, sulla questione dei dati, quanti sono gli albanesi di religione musulmana effettivamente, insomma quanti sono invece per esempio gli atei. Noi abbiamo avuto una storia come paese che ha intrecciato non solo diverse religioni, ma anche abbiamo avuto, come sapete, per 50 anni la dittatura che ha proprio inserito in Costituzione il paese, così etichettato come ateo il paese in Costituzione. Per cui tutte quelle generazioni formate in quegli anni hanno anche un altro tipo di approccio
approccio ancora alla religione. Quella frase in cui Divascio Passa, che tu hai citato all'inizio, la religione dell'albanese e dell'albanesità, anche quella è una frase in realtà un po' coniata ai fini anche ai fini dell'unità, ecco, in un momento che era il risorgimento dell'Albania, tutti gli intellettuali in modo trasversale, diciamo, alle religioni hanno fatto appello all'unità in quanto albanesi, a non guardare le divisioni possibili naturalmente secondo le diverse fedi, ma invece a guardare quello, cioè l'appello oggi diremmo vediamo quello che ci unisce, non quello che ci divide, ecco, ed è questo il modo di interpretare anche questa la religione degli albanesi e l'albanesità, questo era un po' il tema. E questo è estremamente attuale anche nell'Albania di oggi, perché trovarsi in questa situazione, dicevamo sempre prima dell'incontro che chi viene soprattutto dall'Italia, soprattutto per esempio l'Italia è un paese che sta sperimentando solo negli ultimi anni cosa significa avere delle persone di altre religioni che arrivano e con le quali si inizia a convivere, a conoscere le usanze e a conoscere le feste religiose, perché altrimenti insomma è stato finora insomma, un paese abbastanza monoreligioso, diciamo da un punto di vista più massivo. Ecco, in Albania non è così, in Albania abbiamo la fortuna, ma è una fortuna voluta, costruita giorno per giorno, né calata dal cielo e né data per scontata e né si può parlarne in modo, diciamo, superficiale. La fortuna invece è di conoscere esattamente i momenti in cui ci sono le feste religiose del vicino che è musulmano piuttosto che cattolico, ma non solo del vicino, perché dentro le stesse famiglie siamo in questa situazione. Ci sono delle famiglie in cui senza nessun tipo di problema, di difficoltà, ci sono moglie, marito, figli, possono essere di tre religioni differenti, capita nella mia famiglia, capita praticamente la famiglia di tutte le persone che io conosco. Ripeto, questo non è un percorso né semplice né scontato e non è neanche una realtà diciamo immobile, non è immobile, noi sappiamo che ci sono state e continuano a esserci dei soggetti a livello internazionale che come succede per altre cose provano a utilizzare la religione come uno strumento per creare, destabilizzare, per esempio, cercare di destabilizzare delle realtà di un paese o di un altro. Naturalmente qui allarghiamo il campo, non parliamo solo di religione, perché sappiamo purtroppo che anche tra paesi, lo stiamo vedendo drammaticamente in questo momento, che anche tra paesi con la stessa identica religione invece i motivi e gli strumenti per creare divisioni, per creare odio, per creare stereotipi e vedersi come nemici vengono utilizzati e purtroppo anche portano a quello che stiamo vedendo. In Europa, visto che la domanda era alla fine questa, no? I rischi e le opportunità, allora io i rischi non vedo dei rischi, vedo naturalmente delle opportunità, l'Europa e l'unione delle diversità, e in quanto questo è, diciamo, il motto, l'ideale europeo, un paese come l'Albania credo che sia assolutamente da questo punto di vista un valore aggiunto, credo che porti proprio l'unione delle diversità in dote, no? Come già nel suo DNA dal punto di vista religioso in Europa, e quindi sì, credo che ci sia proprio sia esattamente in linea con quelli che sono gli ideali europei da questo punto di vista. Sicuramente sarebbe interessante anche che più persone possibili scoprissero questo approccio albanese alla multireligiosità, ecco, al piacere di conoscere l'altro, scoprire l'altro attraverso le sue tradizioni religiose
il modo di approcciarsi ad esse. Ci sono poi tutta una serie di cose molto profonde, aspetti molto profondi, ma anche di aspetti leggeri, anche divertenti. Io sono cresciuta, ripeto, una famiglia in cui questo si faceva, in cui è sempre squillato il telefono a mio nonno quando c'era Pasqua, e lui chiamava sempre i suoi amici storici. Stiamo parlando di una persona ultra novantenne, quindi non poteva fare molto di più, musulmani per le loro feste e così via. Quindi questo è sicuramente un patrimonio che ci mette in comune con la migliore tradizione dei popoli europei. Grazie, Ti ritieni soddisfatto della risposta, sì, Carmine? mi ritengo Mi fermo qua, se no soddisfatto. potrei andare Poi, avanti, ma più che evito. altro, per esperienza personale, non potrei darle torto, come dicevamo prima al telefono, vedere Natale è Natale, la lozione di Gesù al Christ in Diet, vicino a una moschea, a Balone, è spettacolare. Quindi passo la parola a Giuseppe, per proseguire. Sì, grazie, grazie Gary, anche la tua riflessione, insomma, ci lascia degli spunti non secondari. Io adesso volevo passare a salutare gli amici che sono collegati dalla Calabria, il dottor Madrangolo e il sindaco di Cerzeto, Giuseppe Rizzo. Pese Arbrescia, come quello che io fino a qualche mese fa, ho avuto l'onore di amministrare il comune di Portocannone. Probabilmente con il sindaco ci saremmo anche incontrati, nell'occasione della visita del presidente Meta a San Demetrio Corone, che io conserverò nella mia vita come uno dei momenti più emozionanti della mia esperienza da sindaco. Abbiamo fatto una foto in uno stanzone del collegio di San Demetrio. Eravamo una settantina di sindaci di comunità Arbrescia, e vedere 70 persone con la fascia bianca, rossa e verde parlare in albanese tra di loro era qualcosa che da far accapponare la pelle per l'emozione. Allora, Mir Breman, Sirrini. Mir, 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 Kamsum mir se shihem. Harese nicht umane. Bruna, bruna. Allora, ci scuserete se scambiamo queste tre saluti velocissimi in Arbrescia, però insomma per noi ha un valore aggiunto assoluto. E grazie a Dio, insomma, anche l'intervento delle nuove tecnologie ci hanno consentito di conoscerci, di fare degli scambi e di riallacciare dei ponti, in particolare per noi del Molise, che siamo più isolati rispetto alle comunità calabresi e siciliane, e in particolare perché abbiamo anche perso il rito bizantino. Avere questa possibilità di collegarci a distanza è stato davvero straordinario. Quindi io ringrazio il dottor Metangolo e il sindaco per essere qui con noi. Se il sindaco ci vuole fare un breve saluto prima di, diciamo, entrare un po' nell'argomento con il dottor Metangolo, ne saremmo contenti. Innanzitutto grazie dell'invito, sono qui perché insomma Matrangolo, che è diciamo, una delle nostre eccellenze anche per quanto riguarda i collegamenti con l'Albania. Noi siamo stati 3 anni fa a Tirana, siamo stati anche poi nel Kosovo, ma per portare diciamo, la cultura che sappiamo ci contraddistingue di essere albanesi d'Italia, oppure insomma di avere questa cultura storica che portiamo con orgoglio, no? Per cui oggi si sta parlando di Europa, noi siamo già in Europa, ma siamo praticamente albanesi europei che vogliamo trasmettere il nostro essere con i nostri fratelli maggiori, no? Dell'Albania. E devo dire che quell'incontro che abbiamo fatto con te e con gli altri sindaci è stata un'esperienza veramente meravigliosa perché c'era il presidente dell'Albania e il presidente italiano Mattarella che hanno avuto parole veramente di collaborative, di elogio e noi dovremmo sfruttare sempre questo canale, lo dico un po' a tutti, lo dico da politico, io sono 11 anni che faccio il sindaco e ne ho sentite di cotte e di crude su questo argomento. Però devo dire che noi forse sottovalutiamo il nostro potere, la nostra diciamo, immagine anche, no? L'immagine del sindaco, delle comunità albanesi che sono in Sicilia, sono in Molise, sono in Puglia, per cui noi abbiamo un potere contrattuale importante, politico anche, no? Sociale, perché secondo me dovremmo anche partire da questo noi, partire da tanti temi, chiaramente economici, e chiaramente quelle che sono poi le problematiche giuridiche, prima parlava il professore di quello che sarebbero praticamente un'Europa con queste problematiche, purtroppo ahimè oggi parlare di questo argomento è un tema scottante visto quello che sta succedendo, no? Sono due cose diverse, ma comunque diciamo si intersecano molto.
Io sono stato in Kosovo tempo fa e ho visto, diciamo, delle cose poco, diciamo, gradevoli e anche soprattutto qualcosa che contrasta molto su certi temi, insomma, diciamo, un'esperienza forte. Ma a parte questo, che non voglio entrare in questi temi, io dico che noi sindaci, noi comunità del Brescia, noi che abbiamo, e quando dico noi, dico Regione Calabria, dico Regione Sicilia, dico Regione Puglia, dico Regione Molise, non dico noi soltanto piccole comunità, perché siamo piccole, siamo forti, perché noi abbiamo ormai un tessuto consolidato, noi abbiamo delle esperienze. Io sono stufo, caro sindaco, vice sindaco di Tirana, di fare passerella. Me ne ho fatte tante, spero di farne ancora perché è piacevole fare passerella, ma mi piacerebbe avere un contenuto, un qualcosa che legasse veramente queste due situazioni, sfruttando, tra virgolette, il potere contrattuale politico anche dei sindaci, perché i sindaci albanesi d'Italia sono molto coesi. Il fatto che eravamo tutti riuniti quel giorno lo dice lunga. Sì, sindaco, posso chiamarti sindaco, capisco che tu. Ma io penso che se abbiamo un progetto comune diventiamo coesi più di prima, nel senso che dobbiamo avere però la mission. Se la mission c'è, io penso che tutti quanti possiamo co coagulare le nostre risorse per questa mission. Vedo che la mission non c'è, questo è il punto, che forse sei d'accordo con me. Non c'è la mission. Allora, questo dibattito molto interessante di apertura soprattutto dell'Europa, io penso che dobbiamo partire anche, soprattutto da questo connotato storico che abbiamo, perché molte volte ci dimentichiamo, no? Usiamo grandi paroloni, ma ci dimentichiamo poi la base. C'è una base forte che è quella dell'identità culturale ai Brescia, calabrese, ripeto, siciliana del Meridione, che in qualche modo segna, evidenzia questo legame con l'Albania. E più c'è stato esodo del 90 che poi ha portato, diciamo, i fratelli qui da noi, e c'è stata un'accoglienza e anche una, come dire, un'attenzione maggiore di quello che non c'era, e noi ne abbiamo subito in modo positivo questo connubio, no? Diciamo che negli ultimi tempi molti sindaci da soli vanno a Tirana, no? Ripeto, io compreso io dico che dobbiamo fare sintesi, unirci di più ed essere, tra virgolette, usati per far sì che questo processo di integrazione, di espansione con Tirana, con l'Albania, con i sindaci anche albanesi, della cultura, poi qui parlerà Matranco, della gastronomia, noi siamo stati a Fischna, abbiamo incontrato un agriturismo, anche una cultura culinaria veramente suprema, abbiamo chiamato qui lo chef, non mi ricordo il nome. È un po' difficile ricordare, abbiamo portato qui, diciamo, le esperienze di questo chef per integrare appunto sulla gastronomia, per cui la cultura, tutto quello che è. Ecco, io dico che partiamo a parte tutto, perché capisco che la politica ha degli aspetti molto più larghi, però partiamo da queste solide basi. Io anche sono orgoglioso di aver ricevuto la lettera, poi chiudo, del sindaco di Tirana riguardo la capitale europea della gioventù. Abbiamo noi, vice sindaco, già aderito. Abbiamo mandato l'adesione, siamo interessati chiaramente come comunità a partecipare, perché per noi è un piacere e un onore dare un contributo come comune a questo evento, per cui noi ci siamo. Grazie dell'ascolto e saluto anche chi conosco come amica praticamente ieri. Va bene? Allora, grazie Sindaco per il tuo intervento appassionato. Diciamo che l'analisi sui motivi per cui la nostra unicità come Brescia è poco valutata, io la sintetizzerei proprio nel nostro DNA, perché noi ci chiamiamo Jakobsprist. Jakobsprist è il sangue sparso. È evidente che il potere politico che ha stabilito che fossimo così sparsi, cioè che non fossimo conglomerati in un'unica regione, era proprio perché si voleva evitare che si creassero delle enclavi troppo forti, anche politicamente troppo forti, ma questo già 500 anni fa. Ora, grazie a Dio, come dicevamo prima, questi mezzi di comunicazione ci permettono, no, di fare queste chiacchierate, che solo 30 anni fa erano impensabili, e tante reti tra i nostri comuni si stanno costruendo. È vero che è un percorso molto lungo, però anche noi potremmo fare, secondo me, e spero di incontrare sempre sindaci appassionati come te,
il nostro piccolo piccolo sassolino nel processo di integrazione dell'Albania in Europa. Io credo che i comuni Albrecht abbiano anche questo ruolo, quindi potremmo fare il nostro lavoro anche noi dignitosamente. Adesso, passando al dottor Matrangolo, volevo chiedergli, viste le sue esperienze, visto i suoi legami, i suoi rapporti con lo Slow Food Albania, secondo lui quali possono essere le opportunità di questo passaggio dell'Albania, di questa entrata dell'Albania in Europa, sia per la vostra attività specifica, ma in particolare anche per le nostre comunità albanesi in generale? Intanto saluto a tutti, ringrazio al sindaco che mi ha dato stasera l'opportunità di essere qui nella casa comunale. In albanese si chiama Bashkia, Bashkia da Bashk, che è insieme, per cui già nella parola stessa è quello che noi condividiamo, lo stare insieme, la comunità è una cosa molto importante che ci riguarda. Io faccio parte della quinta generazione, naturalmente. Mi viene in mente la definizione che il grande Pasolini dette a questa nostra comunità: noi siamo un miracolo antropologico per ciò che riguarda l'esistenza ancora dopo 500 anni delle nostre tradizioni e anche della nostra lingua. Come tu hai detto, io rappresento Slow Food, la comunità argentina. Slow Food, sapete tutti, è una ONLUS che si occupa esclusivamente di marcare l'identità territoriale per quanto riguarda le produzioni gastronomiche e tutto ciò che, diciamo così, ha a che fare con il cibo, la tradizione e il luogo dove questo viene prodotto. Cosa ci lega noi all'Albania, a parte tutto il resto? Ma per quello che io rappresento, noi 3 anni fa abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di fare un gemellaggio con la condotta Slow Food di Tirana, e quindi poi abbiamo avuto qui i rappresentanti di Tirana assieme ai grandi chef, diciamo così, di Tirana, i quali si sono fatti, dico, in Italia, e poi hanno trasportato la loro cultura enogastronomica in Albania, cercando comunque di coniugare le tradizioni nostre con le loro. Io ho notato che tantissime cose si equivalgono per ciò che riguarda la nostra cultura gastronomica. Noi adoperiamo, siamo fatti per i cibi poveri. Nelle nostre piccole comunità ancora oggi viene strutturato in modo naturalmente godibile anche ciò che la nostra tradizione ha portato fino a noi. Noi facciamo in un certo modo la pasta, facciamo un tipo di pasta, si chiama dromsa, lo chiamiamo noi, con una situazione particolare che è molto apprezzata da chi viene a trovarci. Noi abbiamo addirittura strutturato prima e salvato poi qualcosa che si stava perdendo in assoluto, i fichi e la melassa di fichi. Praticamente, per ciò che riguarda la sua lavorazione e la sua conservazione, era un prodotto che si era perso completamente. Grazie a noi di Slow Food, ecco, il sindaco mi sta a vedere che poi è diventato presidio Slow Food nell'arca del gusto. La melassa dei fichi, un prodotto assolutamente eccezionale. Vi dico solo una cosa: occorrono 20 kg di fichi maturi per farne un litro di melassa. Capirete benissimo il lavoro che va per avere poi alla fine questo tipo di prodotto. Naturalmente Slow Food garantisce un certo tipo di lavorazione, Slow Food garantisce il prodotto buono, Slow Food garantisce il prodotto giusto, perché bisogna remunerare quei contadini che ancora oggi faticosamente cercano di portare avanti la nostra tradizione e quelle che sono le nostre peculiarità. È un giusto riconoscimento anche a quello che è il loro lavoro e che va comunque premiato. Cosa possiamo fare noi per ciò che riguarda il tema di questa sera?
come Slow Food stiamo facendo da tanti anni ormai, cercare di portare l'Albania, per quello che mi riguarda naturalmente, ma tutti anche gli altri, tutti i collaboratori nostri, su questa sponda, nel senso che già l'Albania per noi in Europa, vorremmo che questo si verificasse anche a livello politico, vorremmo che questo si verificasse anche a livello strutturale, e sarebbe veramente una cosa direi eccezionale da qui a qualche anno sentirci dire che la nostra Albania diventi anche europea. Grazie. Grazie, grazie di cuore, dottor Matrangolo. Ringrazio di nuovo il sindaco La prossima volta sottotitoliamo anche in calabrese, se continuate così, perché diventa discriminazione per i dialetti. Ci stiamo solo salutando. Io vorrei fare una... Adesso passato comunque il momento... una minoranza linguistica riconosciuta in Italia. Esattamente, per quello che sennò diventa discriminazione di qua. Io amo sempre dire che noi al Brescia siamo davvero il primo esempio strepitoso di integrazione che c'è stato in Italia, no? Perché le comunità sono qua da secoli e hanno prosperato pur mantenendo la loro tipicità, pur riuscendo a mantenere la loro lingua e le loro tradizioni. Noi ci sentiamo italiani a tutti gli effetti, però c'è sempre una parte di cuore cucchiesi, cioè rossa e nera come la bandiera dell'Albania. Beh, sulle minoranze ci sarebbe tanto da dire, e come vi avevo anticipato, noi stiamo anche scrivendo un town twinning proprio perché crediamo che, siccome la lingua struttura il pensiero, mettersi nella lingua dell'altro significa comprendere, significa ascoltare e significa bandire le guerre dalle nostre vite, perché è molto più importante di quanto ci potevamo aspettare. Qui è arrivata Deborah, che è una delle delle progettiste del progetto sulle minoranze che stiamo portando avanti proprio con l'Europa. Io vi volevo dire che come sempre, quando cominciamo ad affrontare un problema ci scappa il tempo, e quindi volevo fare un veloce secondo giro con i nostri ospiti. Giuseppe, sei sparito. Allora, vi faccio io una domanda che vorrei fare a tutti, a partire dal vice sindaco Seferi, che ovviamente ci riporta nell'attualità. Quindi vi chiedo proprio un giro di risposte. La domanda è questa. Quanto oggi è importante parlare di allargamento ad est, e quanto sta impattando questa modalità, diciamo, in emergenza, di richiedere l'ingresso nell'Unione Europea, scavalcando una serie di ostacoli che invece l'Albania sta subendo, ma quanto comunque diventa strategico anche per frenare un altro tipo di approccio dei popoli, della politica e dell'economia, perché aprirsi all'Europa significa anche introdurre nuove regole economiche, nuove concorrenze, nuovi rischi, nuove regole politiche, nuove aderenze democratiche, nuovi scambi. Insomma, non è una cosa qualsiasi. Quindi, come in sintesi, che cosa possiamo ancora fare e che cosa invece diamo per scontato già fatto per poter arrivare alla definitiva adesione in un momento come questo, in un momento in cui si mette in dubbio la stessa appartenenza, come diceva Francesco Cocco, all'Unione Europea, insomma. Sì, grazie allora per la domanda. Innanzitutto volevo ringraziare tutti, perché ho sentito il parere di ognuno molto importante. Dal vostro, di ognuno punto di vista, insomma, è molto importante. Tornando, insomma, a analizzare un po' le domande, innanzitutto volevo dire che in 2 anni e mezzo, mi riferisco a Tirana ovviamente, che in 2 anni e mezzo Tirana ha subito 3 grandi colpi che, diciamo, sono rari nella storia, però anche in una generazione. È stato il terremoto del 26 novembre del 2019, che è stato affrontato nella maniera più perfetta, il fatto che
ogni famiglia danneggiata è stato accomodato tramite il bonus del municipio che ha dato poi una solidarietà enorme. Poi il secondo colpo, come in ogni nostra città, è stato la pandemia, ed il terzo è la guerra che stiamo vivendo questi giorni. Cosa ha comportato questo? Questo ha comportato in un cambiamento delle modalità, dei comportamenti sia istituzionali, ma anche dentro noi stessi, di ridimensionare le nostre aspettative, di ridimensionare proprio le nostre focus del nostro lavoro quotidiano. Quindi assolutamente questa deve essere riflettato anche nel cuore del cuore dei organismi che decidono per ampliare, diciamo, il campo europeo verso gli altri paesi. Ma la domanda è un'altra. La domanda è che quanto loro sono in grado di trasmettere così velocemente questi colpi, di tradurre proprio in azioni concreti verso i paesi, l'Albania e altri paesi che vogliono entrare in Europa? Cioè, questa è una domanda che veramente noi, come di Tirana, abbiamo avuto queste esperienze che hanno spinto di ridimensionare ogni cosa istituzionale e umana. Ma loro ce la faranno di essere così smart, di essere così diciamo, non vorrei dire veloci, ma profondi nel loro cammino per poter aiutare questo allargamento? Cioè, questa è una domanda che penso che ci vorranno ancora un po' di tempo, di giorni, non di tempo, perché di tempo è una parola grande in questo momento, per capire come loro reagiranno. Sì, veramente è stato fatto questo, no, nei Balcani, però per Ucraina una cosa un po' voluto, dovuto, anche nei condizioni, insomma, un passo non su un basamento, diciamo, ufficiale, però per poter dare la speranza a quel popolo che sta soffrendo. Però tornando nella nostra analisi, insomma, una cosa è importante, una cosa è molto fondamentale. Vorrei prendere, diciamo, la via di questa frase nel quello che ho sentito riguarda sul nostro filone che ci riunisce, sul nostro filone albanese, sia delle Alberesh, anche gli albanesi, però anche degli amici italiani. La stessa cosa deve essere anche tra le nazioni, tra i popoli, ma anche tra le istituzioni. Abbiamo visto che delle volte la politica, il colore della politica, non la politica, però il colore ci anche danneggia. Anche l'Albania, per esempio, se vogliamo entrare un secondino diciamo nel sviluppo, nei passi che ha fatto verso l'Europa, ha subito delle conseguenze delle politiche degli stati che hanno loro strategie politiche, delle forze loro politiche durante le elezioni che hanno avuto, partendo da là per arrivare fino a qua, quindi fino a qua in Albania, insomma. Quindi quello che volevo dire, anche per concludere, è che quando gli interessi umani vengono messi sopra di ogni colore, ma vengono messe a fianco dell'unico colore, quello delle bandiere, io sono convintissimo insieme a voi che ogni ostacolo si supererà, ogni problema, ogni diciamo colpo che subisce un'azione, ogni bisogno che un'azione ha,
avendo a fianco così amici legati non soltanto come siamo noi con l'Italia, non soltanto per via della storia e l'amicizia lunga, ma avendo gli amici veramente molto, molto importanti, ogni cosa andrà bene. Grazie Andy. Ci hai dato un altro spunto di riflessione importante, no? La politica, i colori, i nazionalismi. Allora io vorrei fare a te e a Francesco, che siete, diciamo, i rappresentanti che hanno più esperienza politica tra i presenti, una domanda telegrafica. Secondo te, Andy, e poi lo chiederò anche a te, Francesco, la stessa domanda, questa situazione di crisi che si è venuta a creare con l'invasione della Russia in Ucraina potrà avere dei risvolti negativi sull'ingresso dei paesi balcanici in Europa? Veramente questa è una... Mi permetto a rispondere prima al dottor Francesco. Veramente, secondo me, e secondo quello che analizziamo ogni giorno, ora dopo ora, dipende dagli occhiali che l'Europa metterà. Finora non stiamo vedendo nessun passo reale verso, almeno dall'informazione che io ho qui, non so se dottor Francesco voglia, insomma, che se c'è una diciamo un primo passo verso questo che Giuseppe dice, insomma, se c'è una lucetta al fondo di questo tunnel. Perciò io penso che è ancora presto di dare la risposta. Francesco? Io condivido la conclusione di Andy, però volevo in qualche modo, diciamo, fare una riflessione che poi arriva a questa conclusione. Noi stiamo vivendo un momento tragico che è quello della guerra. Ancora non usciamo da un tunnel clamoroso che è quello del Covid. Però io voglio ricordare a tutti che prima di questi due eventi l'Unione Europea aveva lanciato, e siamo ancora in questo contesto, la conferenza per una nuova Europa. Cioè aveva già capito che evidentemente andavano riequilibrati dei poteri e rimessa la macchina in una certa situazione. Chiaramente queste due situazioni straordinarie aumenteranno, diciamo, l'attenzione a dover capire come usciamo da questo percorso, che ripeto era un percorso già avviato, che veniva fuori da tante criticità, da una difficoltà di classe dirigente, da risorse umane di pubblica amministrazione sempre più impoverita, da logiche evidentemente solo o troppo macroeconomiche. Non ci dimentichiamo che, peraltro, un altro parentesi eclatante è stata la Brexit. Quindi comunque c'era già in luce un percorso che si sta svolgendo, adesso chiaramente rallentato, per capire come i paesi dell'Unione Europea immaginano di dover ridisegnare il futuro di quest'Unione. Che cosa è successo? Con il Covid credo possiamo dire una cosa: probabilmente abbiamo riscoperto il valore dell'Unione Europea, forse abbiamo scoperto anche la potenza, tra virgolette, chiaramente soprattutto nell'approccio finanziario, che però non è un dato di poco conto, prima addirittura di quello operativo. Adesso arriva questa guerra cambierà ulteriormente gli approcci. Io faccio solo un esempio: noi in questo percorso di confronto e di dibattito si è richiamata la politica. Fino a qualche settimana fa avevamo i paesi che adesso confinano con l'Ucraina, che avevano una forte e consolidata posizione contro i profughi, che era un po' una delle chiavi di divisione dell'Unione Europea. Adesso di colpo si sono trovati loro a dover vivere questa eclatante situazione. Peraltro devo dire,
mi riferisco soprattutto alla Polonia, lo stanno facendo in una maniera incredibile, quindi di totale apprezzamento. Ma questo per dire come poi forse certi slogan legati forse solo a qualche personaggio che insomma cavalca, come diceva Andy, delle elezioni, dei momenti che poi sono locali e che però diventano messaggi rivolti a un intero continente, hanno il tempo che trovano. Qui si tratta invece di far prevalere delle riflessioni che devono andare al di là degli interessi di un singolo partito, di un singolo leader, e devono in qualche modo includere, perché io credo che quando una persona chiede di poter condividere con un'altra persona un percorso, insomma è un dato positivo che è difficile che venga, diciamo così, d'impulso e di entusiasmo. Penso che invece sia un discorso ragionato, probabilmente fondato su anni e anni di condivisione, anche di esperienze positive. Sarà una bella sfida. Io vedo che a Bruxelles stanno cambiando degli approcci, stanno cambiando dei punti di vista. Dobbiamo capire anche la classe dirigente che governerà l'Europa. Io ho apprezzato molto il richiamo fatto all'inizio a David Sassoli. Queste sono perdite di un'Europa più forte e non sono facilmente sostituibili. Le persone in questo percorso sono delle risorse che magari potessero essere intercambiabili, perché vuol dire che avremmo raggiunto un livello di grande tranquillità. E noi stiamo vedendo che, insomma, se va via la Merkel dobbiamo capire che succede in Germania, se la Francia cambia presidenza dobbiamo capire chi ci va. La stessa nostra leadership è in questo momento è una leadership tecnica, sicuramente guidata da una persona di grande caratura internazionale, ma sapete meglio di me, con un impegno focalizzato su alcuni punti. Dobbiamo fare i conti con tutte queste cose, due straordinarie, io direi tre: Brexit, Covid e guerra. Speriamo che non ce ne sia una quarta, perché se no, insomma, dobbiamo probabilmente rivolgerci veramente a qualche santuario, chiudendoci dentro per parecchi giorni. Però io sono convinto che se le relazioni e i rapporti sono questi che guardo in questi volti e che, ripeto, sono volti di storie, non sono nati stasera, secondo me si troverà sicuramente molto più facilmente il punto di unione che il punto di divisione. Grazie dottor Cocco, io aggiungo soltanto che questa call che stiamo facendo è censita sulla piattaforma per il futuro dell'Europa, perché bene, noi ci credevamo prima e ci crediamo adesso che dai popoli possa venire un cambiamento, perché quello che state raccontando è di nuovo la distanza tra il palazzo della politica, chiamiamolo così, e la società civile. Non è un caso che appunto poi si trovi la differenza tra le varie dichiarazioni formali e la vita reale. La Polonia è uno di questi, a contrario l'Inghilterra è uno di questi, per cui l'Inghilterra ha chiuso le frontiere ai profughi in questa situazione qui. Quindi poi i valori europei, come diceva lei, parliamone di chi è più europeo in realtà. Prego. Scusi, soltanto perché è stata lei di un po' di toccarmi sto tasto a sto punto, ed esattamente il fatto che se questa lontananza tra il popolo e l'istituzione non verrà avvicinata, cioè non sarà, come dicevo all'inizio, cioè a stesso passo, veramente sarà un disastro. È un disastro se viene persa la speranza che la gente hanno alimentato per anni e anni, da tutti questi passi istituzionali, burocratici, li chiamiamo come vogliamo, veramente questo è una cosa che... Grazie. Grazie. Allora, grazie Andy, grazie a Francesco per le riflessioni davvero preziose e qualificate che ci avete fatto. Io adesso passerei la parola a Carmine per un ultimo passaggio con la dottoressa Ballo e con il professor China. Ci avviamo verso la conclusione del nostro incontro e diciamo facciamo l'ultimo cioè Luigi, forse volevi, Presidente, volevi intervenire? Forse
Scusate, ho perso un attimo il contatto. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Scusate, ho avuto un attimo di blackout. Quindi ti passerei la parola, Carmine, per l'ultimo giro di tavolo. Va benissimo, grazie Giuseppe. Allora, visto che abbiamo dato uno sguardo, diciamo, di carattere geopolitico, vorrei tornare su quel che riguarda la comunità albanese qui in Italia. Dati alla mano, sono 421.000 albanesi, dati del 2020. Secondo lei, dottoressa Ballo, cosa può dare la comunità albanese in termini di rapporti bilaterali? Poi soprattutto, vista la sua esperienza e il suo impegno anche dal punto di vista per quel che riguarda il riconoscimento delle pensioni, e quale secondo lei potrebbe essere un di più, diciamo così, il know-how, quale know-how potrebbe portare? Allora, questa domanda veramente è estremamente interessante secondo me, perché tocca anche un po' tutto quello che è stato detto finora. Intanto, come hai giustamente detto, sono oltre 400.000 gli albanesi residenti in Italia che hanno cittadinanza albanese, ma ce ne sono qualche centinaio di migliaio in più che hanno anche la cittadinanza italiana, per cui arriviamo circa 700.000. E stiamo parlando di quella che noi in Albania abbiamo definito la nuova diaspora, perché invece la diaspora antica è qua ben rappresentata dai colleghi, e sono naturalmente gli Arbresh. Io sono convinta che gli albanesi d'Italia siano in realtà uno strumento, un esempio e rivestano una grandissima potenzialità di cosviluppo per i due paesi. In modo del tutto diciamo indipendente, autonomo, i rapporti bilaterali diciamo di società civile tra i due paesi sono di una ricchezza incredibile, tanto che già mia esperienza quando lavoravo nell'ambasciata albanese, ma anche quello che dice l'ambasciatore italiano in Albania, è quasi impossibile mappare quello che accade a livello di scambi di tipo culturale, sociale, economico tra i due paesi, proprio perché è estremamente ricco. E in questo la diaspora recente è stata, in questi 30 anni, è passata da un momento di intenso lavoro per crearsi uno spazio di vita in Italia naturalmente, a diventare anno dopo anno un fattore di grande mobilità. Ci sono delle persone che sempre di più vivono tra l'Italia e l'Albania, naturalmente è circa un'ora e mezza di volo, per cui dal mio punto di vista è un investimento strategico che dovrebbe essere fatto da parte dell'Italia e anche sostenuto da parte dell'Albania, quello di andare a rafforzare la possibilità di questi scambi. Cosa possono portare già gli albanesi d'Italia? Naturalmente un know-how, naturalmente un'esperienza di lavoro, di studio. Pensiamo ad esempio che attualmente sono circa 10.000 gli studenti albanesi nelle università italiane, è un numero che purtroppo di anno in anno è andato un po' scendendo, sono un po' meno di 10.000, anche perché, e qui voglio rispondere a quello che diceva Francesco Cocco, metteva un po' un punto di domanda: se l'Italia gioca quanto potrebbe, quanto dovrebbe il suo ruolo di partner strategico anche dal punto di vista dell'Italia verso l'Albania. La mia risposta è no, c'è un potenziale non sfruttato molto, molto forte e che dovrebbe essere appunto che dovrebbe essere colto in un'ottica di Albania come paese in sé naturalmente, con questo capitale umano importante che è condiviso, perché sono persone che si formano qua in Italia, ma naturalmente sono albanesi, quindi sono portatori di questi
questi due mondi dentro sé, quindi in questo un ponte meraviglioso, utilizziamo sempre questa parola ponte, però poi trasformarlo invece in possibilità concrete per far anche avanzare l'Albania sulla strada dell'integrazione verso l'Unione Europea. Se pensiamo a quelli che sono i vulnus attualmente esistenti, quelli che sono stati analizzati come tali dell'Albania, la questione della corruzione, la questione della criminalità organizzata, tantissimi aspetti che noi conosciamo, c'è un forte lavoro da fare sulle tutele per esempio dei lavoratori, i sindacati, tutto un mondo anche sociale che ha grosso bisogno di essere rafforzato, e farlo attraverso degli albanesi che sono anche italiani e che hanno vissuto ormai di 30 anni, appunto 31 quest'anno dai primi sbarchi, è una situazione win-win perfetta, ecco. E quindi sì, io volevo dire questo, poi abbiamo tutto l'aspetto invece della diaspora antica che è stato già accolto. In questo senso volevo dire all'amico Giuseppe Rizzo, che ha perfettamente ragione, che ci sono tante iniziative e tanti scambi che non devono essere una passerella, ecco, da parte degli Arbresh in Albania. Bisogna però, per fare in modo che questo non avvenga, a fare un passo in più. Quindi esiste già una rete dei sindaci, ci si incontra, si scambia tanto, si vivono emozioni uniche, e quindi a San Demetrio con il presidente o in altre occasioni. Però se questa rete riesce a diventare anche una rete con degli obiettivi, in cui i sindaci portano in dote tutte le potenzialità dei loro territori e mettono a fuoco magari qualche settore di collaborazione, e si va tutti insieme a rappresentare questo e a chiedere collaborazione su questo, io credo possa essere un valore aggiunto bilaterale importantissimo, che porta molto all'Albania e porta molto anche ai territori calabresi, e non solo calabresi ma nel sud Italia, del Molise, della Basilicata, che hanno tanto bisogno di apertura, che hanno tanto bisogno di poter scambiare, che hanno tanto bisogno di dare opportunità ai loro giovani e poter vedere sempre di più come un valore aggiunto questa lingua, questa cultura che si ha in comune. Ecco, e insomma io adesso mi fermerei qua, perché so che sennò continuerei veramente a parlare ancora di questo tema, però sì, ci tenevo a menzionare questa potenzialità. E sulla strada dell'Unione Europea, e naturalmente l'Unione Europea deve mettere a fuoco anche, per cogliere quello che chiedeva la Presidente prima, deve mettere a fuoco prima chi è, cosa vuole, e dopo trovarsi con le persone che sono, con le realtà che sono in linea con questo chi sei, che cosa vuoi, anche perché purtroppo la fatica dell'integrazione esiste, in parte si percepisce anche tra gli albanesi, che pure sono in grandissima maggioranza a favore dell'integrazione in Europa, però la percentuale è un po' in calo, proprio perché un conto è sapere di dover fare delle riforme strutturali perché il paese ne ha bisogno, ne menzionavo prima alcune gravi criticità, e un altro conto è sentirsi un pochino un pallino che gioca tra i partiti politici di una parte e di un'altra, senza visione, perché poi ci sono altri attori molto interessati alla regione dei Balcani, che hanno dei paesi nella regione dei Balcani attraverso i quali fanno palesemente dei giochi di destabilizzazione, e noi purtroppo ce ne accorgiamo solo quando qualcosa di plateale e magari di molto violento accade, mentre gli analisti che possono raccontarcelo, molto bravi, l'Italia ce li ha, ma non c'è chi li ascolta dal punto di vista politico, che può fare le scelte giuste politiche, e auguriamoci e lavoriamo insieme perché questo non accada più. Grazie. Grazie, grazie mille Gheri per questa riflessione. Io intanto vi porto i saluti del professor China, che per un problema tecnico si deve disconnettere, quindi lo ringraziamo davvero di cuore per la sua presenza e per essere stato con noi. Speriamo poi di avere occasione di rifare una call, ma io spero poi di riuscire a rincontrarlo presto, e spero anche a Tirana, che mi manca molto. Mi chiedeva di fare un altro intervento il vice sindaco di Tirana, quindi gli lascio volentieri la parola.
No, io volevo soltanto sottolineare una cosa che magari può essere anche, diciamo, a tema di un altro incontro. Vorrei soprattutto ringraziare Ghieri per la dottoressa Ghieri per la spiegazione brillante che ha fatto per i valori che i nostri come si dice, i nostri concittadini hanno portato in Italia. Tengo come prima cosa, ma non soltanto come vice sindaco nell'ambito de, ma anche come un cittadino di Tirana, che ogni esperienza portato da e ogni valore portato da le comunità ex, la comunità straniere estere da comunità straniere, dalle comunità straniere è una ricchezza, è una ricchezza per il paese. Andando avanti, volevo fare, diciamo, una domanda, però che lo lasciamo non la domanda sarebbe un po' in contrario, che quanto è preparata l'organizzazione e l'amministrazione italiana di ricevere ufficialmente la presenza di queste comunità extra della comunità straniere? Che significa? Conoscendo un po', diciamo, vari comuni d'Italia, la presenza degli albanesi è o nel secondo, terzo, raramente il quarto posto della presenza dei stranieri nei comuni stessi. Che significa? Quanto è preparata come organizzazione di ricevere le o di stimolare la formazione e organizzazione nella maniera ufficiale di queste comunità per poter esprimere le loro, non soltanto esigenze, ma le loro valori nel bene del, del comune dove loro stanno? Questa è una domanda che, perché giustamente dottoressa Ghieri elencava valori, caratteristiche, elencava molto tipologie nostre, però dall'altra parte è che quanto le, non parlo per il popolo italiano, che, però parlo per le istituzioni, quanti sono pronto loro di fare loro queste nostre ricchezze. Chiudo qui. Non, grazie Andy. A livello, ripeto, a livello membro comunale, accessori, insomma, però a questo livello. Sì, è chiarissimo il tuo pensiero. Io ti ringrazio anche per questa ultima riflessione. Passerei la parola alla Presidente Caponi per la chiusura e per i saluti. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti, in particolare te Andy, che so che hai migliaia di impegni quotidiani, quindi Jan Schumkrenar, se chiede tu me ne Rov Schipria e Miro Pavshim. Grazie ancora, falemenderi. Luigia, ti ripasso la parola per i saluti. In italiano però, mi dispiace. In italiano, ma te, arrivo, lo puoi dire arrivo anche, fin qui. Arrivo anche fin in abruzzese lo puoi anche dire. Anche in abruzzese posso, ecco, posso andare di dialetto. No, io volevo ringraziarvi tutti e anche dirvi che noi siamo sempre molto disponibili ad ospitare queste call, lo facciamo per mandato e quindi ad approfondire e a parlare, perché veramente ogni tema che è stato toccato meriterebbe un approfondimento. Speriamo che parlandone, a furia di parlandone, cioè di parlarne e quindi di affrontare col dialogo le diversità, si trovi la via per un'Europa più solida sui propri valori e anche, come dicevamo prima, ci si chiarisca che cosa si vuole fare da grandi, fondamentalmente, perché lo scacchiere mondiale prevede dei players uniti. Se continuiamo a dividerci fra di noi e a parcellizzarci, non andiamo da nessuna parte. Questo momento la realtà politica ce lo dimostra. Io ringrazio molto tutti quanti, ringrazio il vice sindaco Seferi che è stato con noi per tutto questo tempo
Speriamo di poterci vedere anche a Tirana presto, siamo disponibili anche a farvi da cassa di risonanza per tutti gli eventi che si terranno per la capitale europea. E quindi vorrei concludere dicendo che questa call mi lascia dentro la volontà di cercare cosa ci unisce invece che cosa ci divide, e credo che quella sia la strada maestra per trovare una soluzione a tutto. Perciò grazie mille e buona serata. Grazie. Grazie Luigia, buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti.